Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me. Bene, questa è una puntata di Miss Mondo dedicata a queste cinque meravigliose ragazze belle. C'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi canta, c'è chi balla. E adesso però le conosceremo meglio, perché saranno loro a intervistarsi l'un contro l'altra. E quindi da Miss a Miss. Ciao, sono Maria Pia e concorro con il numero 44. Ed oggi intervisteremo la nostra bellissima Sara, che concorre col numero 38. Sara, sei mai stata innamorata? Sì, sono tuttora innamorata di un rugbista che gioca in eccellenza nel Prato. E sono molto innamorata. Ma essendo un rugbista, quanto può pesare? Tanto, più di 100 kg, però è anche molto molto alto. Ascolta Sara, poiché siamo in stanza insieme e ti trovo molto maschiaccio, cos'è che fai? Che sport fai, se pratichi sport, e che tipo di sport? Io ho praticato 13 anni di karate, sono cintura nera e amo le auto, le moto, tutto ciò che è velocità. D'inverno mi piace andare in montagna e usare lo snowboard, quindi mi piacciono, diciamo, degli sport anche un po' pericolosi. Facciamo l'ultima domanda a Sara. Sara, qual è la parte del tuo corpo che ti piace di più? I piedi. Infatti ho cercato anche di evidenziarli con un bel tatuaggio che ho disegnato io quando ero più piccola. Ciao, sono Sara, la numero 38, e oggi intervisterò per voi la numero 44, Maria Pia. Maria Pia, tu sei di Napoli. Dici qualcosa in dialetto napoletano. Qualcosa in dialetto napoletano? Fai un saluto. L'acqua è poco e a papero non galleggio. Suggerita questa, mi è suggerita. Qual è il posto che vorresti visitare e con chi? Magari adesso Parigi. Ecco il mio amoroso, ovviamente. Perché è romantica, perché è dolce. E quindi sì. Raccontaci una delle figuracce che hai fatto. Figuracce che ho fatto? Sì, molto probabilmente quella di sputare un chewing gum sull'insegnante dell'università. Non volendo, ero praticamente sul balcone. Ho fatto insomma sta figuraccia che sono andata a sputare il chewing gum e le è andata a finire addosso all'insegnante, quindi. E dopo cosa è successo? Le ho chiesto scusa. Dicendo che non volevo, ovviamente, che è stata una cosa capitata, non voluta. Noi vi salutiamo. Ciao da Maria Pia, la numero 44. E un bacio da Sara, numero 38. Ciao! Ciao, sono Linda, la numero 16, e intervisto Martina, la numero 4. Martina, ce l'hai fidanzato? Sì, ho fidanzato da un anno e mezzo. Purtroppo ultimamente stiamo avendo un po' di problemi perché è geloso per questi concorsi. Però sto combattendo con lui per fargli credere che io non sono cambiata, sono sempre la stessa e che comunque sono sempre innamorata di lui. Quali devono essere le qualità che ti colpiscono in un ragazzo per farti innamorare? Beh, ovviamente ciò che mi ha colpito di più del mio ragazzo è stata la gentilezza, la sincerità e onestà. Sono sempre stata attratta dagli uomini spontanei. Degli uomini che non si fanno problemi per dirti qualcosa in faccia. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Io sto studiando al liceo linguistico e dunque vorrei diventare un interprete. Ho fatto uno stage di 10 giorni a New York presso le Nazioni Unite e dunque anche la strada diplomatica non mi dispiacerebbe affatto, ma comunque il mio sogno è viaggiare, tradurre e tutto ciò che coinvolge le lingue, la diplomazia e quant'altro. Ciao, sono Martina, la numero 4, ed ora farò un'intervista a Linda, la numero 16. Linda, cosa fai nel tempo libero? Cosa faccio nel tempo libero? Canto un sacco, ballo, esco con gli amici, studio, vado a trovare i genitori, i parenti, perché vivo da sola. E un'altra domanda, Linda. Qual è la persona che ammiri di più? La persona che ammiro di più è mio papà, perché è sempre stato a lavorare all'estero,
quindi stando lontano dalla famiglia, stando lontano da noi, da mio fratello, da mia mamma, e lo ammiro molto perché è molto difficile lavorare all'estero senza vedere le persone a cui tieni. Ultima domanda, Linda. Come ti senti la mattina quando ti svegli? La mattina quando mi sveglio sembro un bradipo addormentato, quindi ho bisogno di 5 caffè almeno per svegliarmi fuori. Ciao dalla numero 4, Martina. E un bacio dalla numero 16. Ciao, sono Maria Pia, la numero 44, e oggi intervisteremo la numero 32. Federica. Federica. Allora Federica, partiamo. Qual è stata l'esperienza più bella della tua vita? Beh, l'esperienza più bella della mia vita è sinceramente il viaggio a New York che ho fatto con i miei genitori qualche anno fa. È una città bellissima, mi sono veramente innamorata, è un mondo totalmente diverso dal nostro e vorrei veramente tanto andarci a vivere. Ok, vediamo Federica, come conquisteresti un uomo? Allora, domandina difficile perché attualmente non sono fidanzata, però diciamo che lo conquisto con il mio sguardo, con il mio modo di fare, sono una persona molto disponibile, molto dolce e quindi con le mie maniere, con la mia dolcezza, la mia spontaneità. E qual è la parte che guardi di più in un uomo? Sicuramente gli occhi. Perché penso che dallo sguardo una persona può esprimere moltissimo della sua personalità e poi sicuramente molto importante il modo in cui mi fa sentire, il modo in cui si comporta con me. Facciamo un'ultima domanda a Federica. Federica, cosa indosseresti ad una serata di gala? Allora, una serata di gala, mi piacerebbe moltissimo indossare un abito lungo, magari scollato sulla schiena, o qualcosa di particolare, magari luccicante ma non eccessivo, qualcosa che evidenzi bene il mio corpo senza essere volgare, e tacchi molto alti e magari un particolare come degli orecchini pendenti. Suggerisci il colore del tuo abito? Io amo moltissimo il viola, anche se si dice che porti male, però lo adoro. Metà del mio guardaroba è viola, quindi penso che sceglierei questo colore. Ci porterà fortuna. Un bacio dalla numero 44. E un abbraccione dalla numero 32. Ti porto via con me in questa notte fantastica.